svegliati, lavati e colazionati, ci dirigiamo verso Nelson oggi per questo giorno 3 del viaggio finale. La pioggia è tornata, purtroppo. Ci aveva lasciato tregua ieri, ma oggi non penso ci lascerà nessuna tregua. Quindi on the way per Nelson. A Nelson adesso, dopo un pranzo di hamburger succulenti, siamo pronti con la nostra carica di zuccheri a visitare la città. Oggi abbiamo deciso di visitare la città in questa giornata. Spero che il mio audio sia buono, perché ho dovuto lasciare il microfono perché è definitivamente rotto. Comunque, Nelson, dicono la città più soleggiata della Nuova Zelanda. Purtroppo il tempo di oggi non le fa giustizia perché è nuvoloso, ma non piove, fortunatamente non piove, ed è anche una delle città più, come dire, enjoyable, più facili da gradire, diciamo. Quindi lo vedremo insieme, visitando la città. In questo momento siamo di fronte alla chiesa con una scalinata che ci porta nel centro. Quindi visitate con me la città di Nelson, andiamo a camminare per le strade, ci sono un sacco di gallerie d'arte, dicono, e vedremo la città. Godetevi Nelson. La lente sta super sporca. Comunque abbiamo qua Nelson, abbiamo ricevuto il primo momento kiwi del viaggio. Caffè gratis perché il negozio stava chiudendo. Non è neanche male. Nelson è una città tranquilla. Abbiamo visitato il museo, ma gli ha dato quella marcia in più il fatto che c'era l'esposizione della National Geographic. Se no non ne vale la pena, su $5 a testa, però se piove sì, andateci, però non è nulla di che davvero. Piovere a Nelson è difficile, quindi io direi di evitare il museo. È una città tranquilla, molto vivibile, godibile, col mare. E poi domani o dopodomani, non sappiamo ancora, andremo in quella che è la fine dell'isola Sud, appunto più a nord di quest'isola, appunto, a Farewell Spit, così si chiama, dove l'anno scorso c'è stato un problema con le balene, ma quello ve lo racconterò domani, quando saremo là. Continuare a rivedere il fatto che Nelson è considerata la città più soleggiata della Nuova Zelanda. Nelson è anche importante storicamente perché è la città dove è stata giocata la prima partita di rugby in Nuova Zelanda, sport che hanno preso dagli inglesi e che poi gli All Blacks, diciamo, i Kiwi,
sono diventati la squadra più forte del mondo attualmente, e nel rugby sono i primi, hanno il primato mondiale. Qua dove siamo adesso, nella collina dei giardini botanici, è il posto dove è stata giocata la prima partita di rugby in Nuova Zelanda. C'è una camminata che ti porta su per la collina dove si vede tutta la città. In questo momento non possiamo farla per via della pioggia troppo forte, spero di portarvi le immagini, e quindi cercheremo di trovare un piano d'azione adesso per evitare la pioggia, o speriamo che smetta di piovere. E non so che... Siamo arrivati al centro della Nuova Zelanda, ha smesso di piovere, adesso se ce l'abbiamo fatta. In cima alla collina è una camminata di 20 minuti, molto facile, tutta in salita ma è molto facile. Questa è la vista che abbiamo di Nelson. Centro della Nuova Zelanda fisicamente magari no, però spirituale e storico sì. E spero che vi sia piaciuto il video di Nelson e le immagini che vi ho potuto portare, anche se la pioggia non ci ha aiutato. Il video però non finisce qua, ci sarà una seconda parte, che è la giornata di domani. Noi andremo là, speriamo, e quindi ci vediamo alla prossima parte, non chiudete il video. Ci troviamo nella Farewell Spit ed è la parte più a nord dell'isola del sud. È tipo una specie di piccola costa, una piccola penisola, un istmo, non so come definirlo, che va in su, ed è un caso particolare dell'anno scorso, che è quello che vi accennavo prima, che un grandissimo numero di balene si arenarono in questa piccolissima parte, e quindi c'erano tutte le varie organizzazioni che chiesero aiuto alla gente, ai volontari, di arrivare per aiutare appunto le balene. È una zona abbastanza secca, molto arida diciamo. Adesso cammineremo per un po', circa 4 km, perché poi dopo i 4 km hai bisogno di un permesso e quindi ti portano solo con i tour organizzati, che ovviamente sono a pagamento. È stata una bella avventura arrivare qua. Il ciclone di un mese fa ha distrutto l'unica strada che porta in questa parte della Nuova Zelanda, e quindi adesso è chiusa e viene aperta solo 4 ore al giorno, 2 di mattina e 2 alla sera, e si può usare solo come convoglio, ovvero una trentina di macchine tutte insieme, poi stoppano e fanno andare le altre 30 macchine dall'altra parte per tornare indietro. Il fatto è che doveva essere aperta alle 6 del mattino, dalle 6 alle 8, e invece non è aperta alle 10, quindi si è rimasti dalle 6 alle 10 fermi in coda ad aspettare che aprissero. È stata un'avventura, però siamo arrivati, quindi adesso vi mostro il Farewell Spit, la zona qua intorno, e poi se riusciamo torniamo stasera a Nelson verso Picton, se no domani mattina, ma quello poi ve lo spiegherò dopo. Giornata al Farewell Spit, che spero vi sia piaciuto. Abbiamo deciso di passare il pomeriggio e la serata a relax, al riposo, quindi siamo venuti al campground
Questa volta abbiamo preso un campground a pagamento, visto che sono 3 giorni che non ci laviamo, quasi, ci siamo lavati ma con senza sapone, quindi abbiamo bisogno di una doccia, abbiamo bisogno del relax e ci siamo preso un campground, il Golden Bay Campground, che era anche sulla Lonely Planet, e sono $32 per 2 persone in la tenda. E il bello di questo campground è che, oltre ad essere vuoto perché la strada è chiusa e poca gente viene, questa è la vista che abbiamo e che avremo domani mattina quando ci svegliamo. Adesso montiamo la tenda, ci rilassiamo, cuciniamo, ci laviamo e domani ci aspetta una lunga giornata per arrivare fino a Picton, dove ci sono i traghetti che vanno nell'isola nord, e noi ci vediamo al prossimo episodio di questo viaggio finale in Nuova Zelanda.